Cari ragazzi, benvenuti a questo nostro appuntamento. Oggi parleremo di Georg Friedrich Händel e dell'opera barocca italiana. In un nostro precedente incontro, che potete trovare sotto le schede in alto, abbiamo già avuto modo di parlare della nascita dell'opera lirica. C'eravamo fermati al 1698, anno nel quale un membro dell'Accademia dell'Arcadia, Crescimbeni, stroncò il modello del Giasone di Cavalli. Secondo Crescimbeni, infatti, il Giasone di Francesco Cavalli portava con sé una serie di vizi di forma legati all'eccessiva complessità della sua trama. Ispirati a un solenne classicismo, i membri dell'Arcadia invece proponevano un teatro basato sulle unità aristoteliche e sulla semplicità della narrazione. Esponenti di spicco di questa riforma della poesia per musica furono i librettisti Apostolo Zeno e Pietro Metastasio. In particolare Pietro Metastasio, il cui vero nome era Pietro Trapassi, ellenizzato dal poeta in Metastasio, riuscì a coniugare nella sua poesia le esigenze drammatiche proposte dall'Arcadia con le esigenze musicali dei compositori. Le sue liriche, infatti, sono tutte scritte pensando già alla messa in musica delle stesse. Le opere metastasiane portano con sé una profonda cultura monarchica e autoritaria. Pietro Metastasio, d'altro canto, passò buona parte della sua carriera come poeta cesareo alla corte di Vienna e pertanto riteniamo non potesse fare diversamente. Nonostante questo, i libretti di Metastasio furono molto apprezzati sia dai compositori a lui contemporanei sia ai compositori successivi e furono musicati svariate volte. Un'opera metastasiana si divide al suo interno in momenti recitativi e arie. Il recitativo è uno stile vocale a mezza strada fra il canto e il discorso comune. Nel recitativo, melodia, ritmo e frase musicale sono subordinati alle inflessioni del discorso. Il recitativo può essere secco, cioè l'accompagnamento del cantante viene eseguito dal clavicembalo che lo accompagna con degli accordi, oppure accompagnato quando il cantante viene sostenuto dall'orchestra per intero. L'aria, invece, è un componimento per voce solista costruito secondo un piano formale più ampio di quello della canzone, con accompagnamento strumentale. La scelta della sua forma è generalmente libera. Nel caso di Metastasio, la forma scelta per le arie contenute nei suoi libretti è la cosiddetta aria con il da capo, ovvero sia un'aria che ha una struttura A, B, A'. Dicevamo prima che Metastasio compone le proprie liriche già immaginando la messa in musica di queste. Pertanto troveremo le arie all'interno del libretto di Metastasio già separate in due strofe. Una prima strofa dedicata all'episodio musicale A, la seconda strofa dedicata all'episodio musicale B. Questa forma prende il nome di aria con il da capo perché il compositore, avendo musicato A e B, scrive alla fine da capo al fine. Questo fine si colloca prima dell'attacco del B. Il cantante e gli altri interpreti dovevano dunque ripetere il primo episodio. La ripetizione però, come era prassi, non avveniva di peso, meccanica, cioè leggendo nuovamente così come era scritta la sezione A, ma prevedeva delle varianti, delle variazioni improvvisate dal cantante, dal solista, che arricchivano l'episodio A e che così non avrebbero annoiato l'ascoltatore durante la ripetizione. Per questo possiamo dire con discreta franchezza che quando si mette in scena un'opera metastasiana, tagliare la ripetizione dell'ultima A è un errore filologico abbastanza importante. Eroi indiscussi di questo periodo dell'opera lirica furono i cantanti castrati. La castrazione e la carriera da cantante castrato conferivano a giovani di poca disponibilità economica ma di buone capacità vocali, tecniche e di buon talento di ascendere a una posizione sociale altrimenti impensabile.
Basti pensare che il più famoso di questi cantanti castrati, quello che segna un'epoca, ovvero sia Farinelli, Carlo Broschi, riuscì a diventare persino architetto della corte di Madrid. Grandissimo compositore che si dedicò all'opera sul modello italiano durante quest'epoca è stato sicuramente Georg Friedrich Händel. La vita di Händel è stata spesso descritta come la vita di un compositore viaggiatore. Händel nacque infatti nel 1685, anno di nascita anche di un altro grandissimo titano della sua epoca che fu Johann Sebastian Bach, ad Halle in Sassonia. Uno dei soprannomi con cui infatti Händel è famoso al suo pubblico e che lo rese famoso in Italia è il caro Sassone. Nel 1703 Händel si spostò dalla Sassonia verso Amburgo, dove cominciò a scrivere musica, avviò la sua carriera di compositore. Dal 1706 Händel comincia un viaggio di studio in Italia. Fra le tappe italiane, quelle che secondo me sono più rappresentative nella carriera di Händel, possiamo ricordare sicuramente la tappa romana, la tappa veneziana, dove Händel impara a conoscere e a gestire il sistema impresariale dell'opera lirica, egli stesso fu un impresario oltre che un compositore nel corso della sua vita, e sicuramente la tappa napoletana. A Napoli era infatti sorta una scuola d'opera locale particolarmente importante dalle caratteristiche decisamente individuali. Dopo un breve passaggio ad Hannover come maestro di cappella nel 1710, dal 1711 Händel si trova a lavorare a Londra presso la corte inglese. Händel trascorrerà il resto della sua vita in Inghilterra, tant'è che, pur essendo di origine sassone, spesso viene nominato fra i compositori inglesi. Infatti è l'unico compositore del quale con i miei studenti in classe accetto una doppia pronuncia del nome. Mi accontento infatti sia dell'originale Georg Händel sia dell'eventuale George. Ecco, per renderci conto, in questa mappa possiamo vedere tutti i viaggi che Händel compie, quantomeno i viaggi importanti che Händel compie nel corso della sua vita, e possiamo accorgerci già così con un colpo d'occhio come questi viaggi di studio abbiano coperto praticamente tutta la zona culturalmente importante dell'Europa del primo Settecento. Pur preferendo l'ouverture bipartita alla francese rispetto alla sinfonia tripartita italiana all'inizio dello spettacolo lirico, Händel ebbe modo di basarsi sul modello italiano in tutta la sua produzione operistica. Questo modello italiano, nello stile di Händel, riesce a tenere insieme l'equilibrio metastasiano che era di moda in quegli anni con il fasto del barocco. Durante gli anni inglesi Händel dovette modificare parzialmente questo modello italiano con l'inserimento di alcune caratteristiche del linguaggio francese più vicino al gusto degli inglesi, che non apprezzavano del tutto il modello italiano tout court. Per farci un'idea di come funziona un'opera lirica endeliana, passiamo a vedere alcune caratteristiche di una delle sue opere più famose, il Rinaldo. Ecco, quello che avete davanti è il frontespizio di Rinaldo, vedete il titolo Rinaldo, dramma per musica in tre atti, musica di Georg Friedrich Händel, libretto di Giacomo Rossi, sul soggetto di Aaron Hill, che invece è un autore inglese, tratto però dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. La prima rappresentazione avvenne a Londra, al Queen's Theatre, il 14 febbraio del 1711. Il Rinaldo è la prima vera opera di gusto italiano che Händel riesce a mettere in scena in Inghilterra. La trama dell'opera è presto raccontata e la vediamo così schematizzata. Al centro della vicenda c'è ovviamente Rinaldo, un giovane cavaliere, voce di contralto. Rinaldo è innamorato di Almirena. Almirena, un soprano, è la figlia del generale Goffredo di Buglione, anche lui un contralto. Rinaldo, Goffredo di Buglione, stanno assediando Gerusalemme, che è ancora tenuta dai saraceni, quando il re di Gerusalemme, Argante, un basso, con l'aiuto della maga Armida, riesce a rapire Almirena. La speranza di Argante è ovviamente che Rinaldo
distratto dalla vicenda che vede coinvolta la propria fidanzata, non combatta più sotto le mura di Gerusalemme, fornendo così un momento di respiro per i saraceni e la possibilità anche eventualmente di un attacco più sicuro. Goffredo di Buglione chiede a Rinaldo di sliberare la figlia, ovviamente gliela promette in sposa, e lo aiuta nell'impresa insieme anche a un altro paladino che si chiama Eustazio, anche lui una voce di contralto, e ovviamente a un mago cristiano che è una voce di basso, senza il quale non si sarebbero potute vincere gli incantesimi di Armida. Ovviamente la situazione non è così semplice come sembra. Argante in parte è affascinato anche lui da Almirena, avvia una relazione non solo professionale con Armida, la quale si ingelosisce quando invece si accorge che Argante ha una simpatia per Almirena. Armida cerca a sua volta di ingannare Rinaldo trasformandosi in Almirena e viene corteggiata da Argante, così scopre appunto questa simpatia. Insomma, le cose ovviamente all'interno della vicenda si complicano fino a quando Rinaldo riesce a liberare Almirena. L'opera si conclude felicemente perché Argante e Armida vengono, ovviamente, una volta sconfitti, vengono convertiti al cristianesimo, si sposano e tutto finisce bene con la conquista cristiana di Gerusalemme. Fra le novità che Handel inserisce all'interno del modello italiano della sua opera c'è sicuramente l'uso molto più moderno dell'orchestra. L'orchestra di Handel è un'orchestra molto spessa, è un'orchestra nella quale i legni vengono utilizzati in senso espressivo e non più come semplice riempimento agli archi. Possiamo fare un esempio di quello che stiamo dicendo ascoltando l'aria Augelletti che cantate, nella quale un assolo di flauto a becco, di flauto dolce, indica ovviamente, esprime ovviamente il ruolo appunto degli augelletti che cantano. Particolarmente interessante, cosa che ci porta all'interno della fabbrica di un'opera lirica settecentesca e non solo di gusto italiano, è una tecnica compositiva della quale Handel usa e abusa che si chiama auto in prestito. L'auto in prestito consiste nel recupero da parte di un compositore di una propria composizione, di una propria musica, alla quale vengono sostituite le parole e viene poi riciclata, riutilizzata in un'opera successiva. Questo trucco viene utilizzato ancora dagli autori del bel canto, da Rossini, da Bellini, fino all'invenzione degli spartiti, alla pubblicazione degli spartiti per canto e pianoforte delle proprie opere. In un'epoca infatti in cui non esistono registrazioni sonore e non venivano appunto pubblicati gli spartiti per canto e pianoforte, passati un paio d'anni nessuno ricordava più quella musica e anche qualora l'avessero ricordata sarebbe semplicemente suonata familiare. Pertanto il compositore era libero di riciclarla in un'altra opera perché era chiaro che una buona melodia non andava sprecata per una volta sola. L'invenzione poi, prima degli spartiti, della pubblicazione appunto degli spartiti canto e pianoforte da parte dell'editore Ricordi e poi l'invenzione della registrazione fonografica impedirono ai compositori l'utilizzo di questo trucco per accelerare il proprio lavoro. L'auto in prestito prevede da parte del compositore una certa libertà drammaturgica, infatti i numeri musicali non mantengono, come dire, la propria natura nella collocazione all'interno di un'opera. Andiamo a vedere alcuni esempi di auto in prestito che si trovano nel Rinaldo. Ecco, vedete, in questa tabella ci sono alcune arie che si trovano nel Rinaldo e che sono tratte da opere precedenti. Quella più famosa fra queste sicuramente è l'aria di Almirena Lascia ch'io pianga. Lascia ch'io pianga è una tipica aria con il da capo, lo possiamo vedere in questa immagine, ecco il testo, abbiamo una sezione A, lascia ch'io pianga mia cruda sorte e che sospiri la libertà. La ragazza Almirena appunto si trova prigioniera di Argante e chiede la libertà. Sezione B, il duolo infranga queste ritorte, dei miei martiri sol per pietà. A questo punto l'esecuzione prevede ovviamente la ripetizione di A. Lascia che pianga pertanto si colloca nel Rinaldo come un'aria di disperazione, se vogliamo è l'erede dei lamenti del primo barocco. Eppure la melodia di Lascia che pianga viene
esattamente da un'opera precedente di Handel, un'opera morale che si intitola Il trionfo del tempo e del disinganno, nella quale il piacere canta un'aria dal titolo Lascia la spina, cogli la rosa. Capiamo pertanto che l'atteggiamento di Handel nel riciclo di questa melodia prevede una libertà drammaturgica, appunto. Quello che lì era una canzone di seduzione che il piacere offre agli ascoltatori diventa in Rinaldo un lamento di una ragazza prigioniera. Ma non basta. Handel aveva già riciclato questa melodia, non esattamente di peso, ma elaborandola in parte già quando l'aveva messa nella sua opera morale. La melodia originariamente deriva da una sarabanda data come danza asiatica che si trova nell'Almira del 1705. Potete ascoltare una bella versione di Lascia che io pianga a questo link, oppure cercandola in alto sotto la I fra le schede. Ancora potrete ascoltare una versione di Lascia la spina, cogli la rosa e magari metterle a confronto ascoltandole una dietro l'altra per accorgervi proprio che sono esattamente la stessa aria a questo link, oppure ancora fra le schede sotto la I. Se voleste entrare ancora più addentro al mondo musicale di Handel, potete ascoltare anche la danza asiatica dell'Almira e rendervi conto delle somiglianze che intercorrono fra queste melodie a questo link, oppure ancora cercandolo fra le schede in alto. A livello teatrale, Handel non fu autore soltanto di opere liriche sul modello italiano, ma è noto anche per un'altra forma che aveva imparato a conoscere durante il viaggio in Italia, l'oratorio. L'oratorio è un'altra manifestazione di teatro musicale barocco nato per edificare l'ascoltatore. Tipico dell'oratorio è infatti l'argomento sacro del soggetto. L'oratorio salvò gli affari di tantissimi impresari i quali si vedevano costretti nei periodi di quaresima durante l'anno a chiudere i battenti dei propri teatri secondo le imposizioni del mondo cristiano. L'oratorio, al contrario dell'opera, avendo un argomento però moralizzante, sacro, non era tenuto a questo blocco durante la quaresima. Questi ovviamente sono meno frivoli nel loro allestimento rispetto all'opera lirica per giustificarne la presenza durante il periodo di quaresima, e non prevedono l'utilizzo di scene, non prevedono l'utilizzo di costumi, non prevedono l'esigenza di una messa in scena che oggi chiameremo registica, cioè di movimenti scenici, o l'uso di particolari macchine teatrali. Handel si specializzò nella composizione di oratori durante il suo periodo inglese e pertanto, sebbene lo stile vocale di queste sue operine sia quello italiano, quello che aveva imparato durante il suo viaggio nella penisola, il testo dei suoi oratori è sempre in lingua inglese. I cori, presenti in maniera massiccia all'interno degli oratori endeliani, hanno tutto il carattere della innologia anglicana vicina al pubblico al quale Handel si riferiva. Il più famoso degli oratori di Handel è sicuramente il Messiah, il Messia, che Handel mise in scena nel 1742. Il Messia di Handel è caratterizzato da un grandissimo vitalismo sonoro che si esprime in un contrappunto fugato, mai troppo rigido evidentemente. Il soggetto è tratto da vari punti della Sacra Scrittura, tutti mirati a raccontare l'avvento del Messia. Episodio strafamoso, straconosciuto del Messia è però il famosissimo coro dell'Alleluia, nel quale potrete sicuramente cogliere tutte le caratteristiche di scrittura vitale, di contrappunto non rigoroso, delle quali abbiamo parlato. Del Messia potrete ascoltarne e vederne una versione molto divertente a questo link, oppure cercandolo fra le schede sotto la I. Per chi volesse addentrarsi ancora nel mondo dell'oratorio endeliano, consiglio l'ascolto del Praise the Lord dal Solomon. Il Praise the Lord è un doppio coro monumentale dedicato al momento dell'arrivo della regina di Saba, nella quale gli ebrei inneggiano alla grandezza del loro signore. Bene, nella speranza di essere stato chiaro e di non avervi annoiato, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie! Grazie a lei!